Ragazzi, benvenuti qui in questo quinto episodio di Top Vision GT, la serie che vi mostrerà dalla prima all'ultima tutte le Vision GT inserite in Gran Turismo. Oggi abbiamo il quinto episodio e siamo con un'auto incredibile. Siamo con la Nissan Concept Vision Gran Turismo. Direi subito che ormai il quinto episodio sapete benissimo cosa andremo a fare in questa serie su Gran Turismo. Iniziamo quindi immediatamente con delle piccole immagini e una breve analisi tecnica per capire insieme com'è nata e com'è costruita questa vettura. I parafanghi anteriori circondano le ruote insieme a quelli posteriori come da andare a toccarsi, mentre l'aria che scorre sulla vettura viene incanalata con precisione estrema. Il flusso che entra nel bocchettone anteriore passa sul lato interno delle ruote uscendone accelerato grazie allo scarico posto sotto lo sbocco del parafango e permettendo così all'auto di penetrare all'aria a grandissime velocità senza il minimo sforzo. Subito dietro un flusso viene creato nel parafango posteriore permettendo all'aria di allontanarsi velocemente riducendo al minimo le turbulenze dietro la vettura. L'alettone posteriore attivo si alza e si abbassa a seconda delle velocità e da 300 km/h arriva a generare 400 kg di deportanza direttamente sopra il blocco del differenziale. L'apparato propulsore utilizza un sistema ibrido AP a trazione integrale ad alte prestazioni con un V6 biturbo combinato con tre motori. Questi motori a resa elevata, situati anteriormente e posteriormente, generano un'accelerazione istantanea e bruciante non appena il guidatore preme il pedale. Accelerazione che viene poi mantenuta dal propulsore. La gestione della coppia dei singoli motori anteriori a sinistra e a destra ed il sistema di sospensioni attive che ottimizzano ad ogni condizione la resa aerodinamica permettono di affrontare in sicurezza le curve anche a velocità molto elevate. Bene ragazzi, eccoci tornati dopo questa breve spiegazione che ci ha illustrato come è stata concepita, come è stata costruita e con quali tecnologie questa Nissan Concept. Quindi possiamo partire immediatamente con i test su strada ed evitare di perdere ulteriore tempo. Andiamo in pista con il test di accelerazione sulla Special Stage Route X e vediamo un po' come se la cava la nostra Nissan Concept. Eccoci tornati ragazzi dopo questo splendido test di accelerazione di questa splendida auto quale la Nissan Concept. Andiamo subito a vedere i risultati di questo test di accelerazione e ci vediamo qui tra poco. La Nissan ha raggiunto la velocità massima di 349 km/h accelerando da 0 a 100 in 2 secondi e 532 e da 0 a 200 in 7 secondi e 666. Per raggiungere la sua velocità massima di 349 km/h l'auto da ferma impiega 30 secondi e 749 millesimi, mentre dalla sua velocità massima fino a fermarsi completamente, il suo tempo di frenata è 5 secondi e 884 millesimi. Ok ragazzi, dei dati abbastanza interessanti che ci fanno capire un po' come si comporta l'auto in accelerazione ed in frenata. Tutto questo perché adesso andremo a svolgere il test più importante di tutti, quello del giro in pista. Andiamo sull'autodromo nazionale di Monza, quello senza chicane, perché come vi ho spiegato nel primo episodio, quel curvone che c'è dopo il lungo rettilineo ci può affrontare a massima velocità, quindi vedere e testare la tenuta di strada di ogni singola vettura. Quindi andiamo in pista e ci vediamo tra poco qui per vedere in quanto tempo ha girato la nostra Nissan Concept. Thank you.
Eccoci tornati ragazzi, come sempre qui il mio fedele amico Quaderno, dove ho segnato il tempo sul giro della Nissan Concept. Ricordiamo che in testa alla classifica c'è la Volkswagen GTI Roadster con 1.35.071, mentre la Nissan ragazzi ha girato in 1.33.818, quindi va a scavalcare la Volkswagen GTI Roadster e si porta in testa la nostra classifica iridata. Quindi ragazzi, dopo questa grande notizia, la Nissan passa in vantaggio nella classifica generale, ma non credete che sia così facile restare in testa, perché ci sono ancora molte Vision GT da andare a scoprire e quindi chissà quali sorprese potremo mai scoprire. La puntata numero 5 di Top Vision GT si conclude qui, ci vediamo noi alla prossima puntata. Sempre qui su Top Vision GT. Ciao a tutti ragazzi.